Stasera ci troviamo a Cardito, siamo con i genitori di Pasquale Romano, affettuosamente ricordato come Lino, chiamato Lino, e siamo con la mamma, la signora Rita, col papà, il signor Giuseppe, e con la sorella, Lucia. Loro ci hanno gentilmente aperto le porte di casa loro perché con Vittime Innocenti di Criminalità, la nostra rubrica, vogliamo ricordare Pasquale Romano, ragazzo di 30 anni, ragazzo per bene, un ragazzo onesto, così come la famiglia che vedrete e ascolterete, e che purtroppo per mano di questa camorra, di queste faide, è stato barbaramente ucciso mentre era andato a salutare la fidanzata in un quartiere che non era neanche il suo. Pasquale è un figlio di questo paese, è figlio di questa gente, e purtroppo ha trovato la morte innocentemente in un altro quartiere. Io ho parlato poco fa, insomma, ci siamo presi un caffè gentilmente preparato da Lucia, e purtroppo ho detto che noi dobbiamo ricordare quello che è accaduto quella sera, perché chi ascolta queste interviste, noi siamo una web e tanti sono giovani, capiscano che mettersi in malaffare, dare una mano alla camorra non serve, serve a dare un dolore forte a una famiglia, perché non è morto solo Pasquale, ma sono morti anche loro. Una parte di loro è andata via con Pasquale in quella maledetta sera del 15 ottobre. Pasquale aveva chiamato la mamma. Sì. Mi chiamò, ero a casa di mia figlia, erano 6:30, mi chiamò, disse: mamma, senti, io vado a salutare Rosanna e poi vado a fare una partita di calcetto a Pozzuoli con i miei amici. Disse: stai tranquilla se vengo più tardi. Disse: vabbè Lina, ci vediamo stasera. E questo fu, e non l'ho visto più. Eravate qui a casa, eravate tornati da casa di Lucia, dove sì, eravate stati lì per stare una giornata, un pomeriggio con la nipotina. No, aveva la febbre, perciò quindi stavo proprio per fare lì, compagnia alla piccola, alla principessa che alla prima abbiamo visto. Per cui a un certo punto si rientra a casa, però lì non rientra, insomma, si fa tardi, non c'è grande preoccupazione perché a volte si trattiene con gli amici. Sì. Erano verso le 23, è suonato il citofono. I carabinieri, già, venire i carabinieri in casa mia già era stato una cosa, no, per qualche cosa, strano, perché certo, non ho mai avuto a che fare con i carabinieri, eccetera, anche se li stimo. Certo. E vennero sopra, mi dicono: voi siete il papà di Rino? Dico: sì. Vi dovete andare a Marianella dai carabinieri. Dico: perché, cosa è successo? Dice: no, niente, dovete andare a recarvi là. Non conoscevo neppure dove andare per Marianella, cioè, ma è mio genero, e dissi: Giovanni, mi vuoi accompagnare a Marianella, perché non so dove andare, non c'ero mai stato. E niente, mio genero mi ha accompagnato, arrivati là. Quindi viene qua, vi prende, lascia sì, a casa con i bambini, sì, sì, viene a prendervi e vi accompagnano a Marianella. Sì. E, arrivati là, vi portano sotto casa di Rosanna, sì, soltanto che vi fanno entrare per un ingresso laterale, andiamo sopra da Rosanna che stava in uno stato confusionale, e dicevo: ma cosa è successo? Spiegatemi cosa è successo. E nessuno mi diceva niente. Poi non so, dopo qualche oretta, qualcuno, più o meno si erano fatte le 2 di mattina. Sì, e qualcuno mi ha detto che era stato ammazzato. Dico: ma come è stato ammazzato? Il mio figlio è una persona per bene, non ha fatto mai niente, perché che succede? Dico: non lo sappiamo, è stato uno sbaglio, chi sa. E sono momenti tragici, non l'auguro a nessuno. E niente, siamo venuti qua. Quindi dopo essere stati a casa di aver appreso, parlo io, perché ovviamente il tempo non lenisce mai niente, il dolore è sempre molto vivo. Purtroppo il signor Giuseppe e la signora Rita apprendono, non ricordano neanche più da chi, forse da qualche carabiniere, da qualcuno che li assisteva, che purtroppo Pasquale ha trovato la morte per mano di gente di malaffare. È stato sparato e purtroppo devo dire per ben 14 volte, anche se poi dal processo e da alcune testimonianze è emerso che era stato riconosciuto come la persona che non c'entrava nulla, ma che purtroppo era stata scambiata per questo camorrista. Rientrano a casa, non ci si rende conto di niente, Lucia è a casa sua, stravolta,
comunque la sensazione che qualcosa di brutto sia accaduto, perché in genere quando i carabinieri vanno a casa non c'è mai qualche bella notizia. Per cui da quel giorno si sa soltanto che Pasquale era andato a salutare Rosanna, la sua fidanzata. È salito e è ridisceso. Improvvisamente delle persone si sono avvicinate, perché erano più persone, e hanno scaricato 14 proiettili su Pasquale. Anche se, vi ripeto, era emerso, qualcuno dice, ma non è lui, però si è continuato a infierire su quel corpo di quel giovane innocente. Da allora si vive nel dolore, nella disperazione, nell'angoscia, Lucia. Non ci si riesce a capacitarsi di come un ragazzo onesto, lavoratore, buono, sempre ben disposto verso gli altri. Loro mi hanno fatto il piacere di farmi visitare la camera di Pasquale. Io l'ho chiesto non per riprenderla, perché non è mia abitudine, sono cose intime loro, però io avevo bisogno io di confrontarmi con quello che era l'intimo di Pasquale. Ho visto una camera di un ragazzo affettuoso, cresciuto nell'affetto di una famiglia, amato, di un ragazzo per bene. Ci sono anche le foto di un bambino che la signora Rita ha aiutato a crescere, la mamma che lavorava, quindi un ulteriore figlio, un fratellino per tuo fratello. Sì, l'avevamo sempre a casa. E niente, che dire? Mio fratello non c'entrava nulla con quelle persone, nulla nemmeno con quel quartiere, sinceramente. Ed era l'ultima cosa che ho pensato in quel momento. Io pensavo ad un incidente stradale, pensavo ad un malore sul campo di gioco, perché quella era l'ora appunto Che lui giocava a che lui doveva calcetto. giocare a calcetto. È tragica come cosa. Certo, anche perché la cosa si è verificata intorno alle 20 più o meno all'incirca. Cioè Pasquale veramente era passato a salutare la fidanzata. Cioè dice, io prima di andare a Pozzuoli voglio dare un bacio alla mia fidanzata. E poi Non la vedevo da 4 giorni, che lei era andata a Firenze dalla sorella, a Modena, è andata a Firenze. È andata a Modena la sorella, lui non la vedeva da 4 giorni. Diceva, approfitto, vado là, la saluto, poi vado a giocare come al solito, che facevo tutte le settimane con i colleghi della Prisimian. La società di Pozzuoli verso Sì, cui lavorava. Certo. lui tutte le settimane faceva questa partitina, come si fa fra colleghi, eccetera. E questo è stato. Allora Pasquale va e purtroppo ci sta qualcuno che, questi sono fatti che sono emersi dagli atti, dall'udienza, quindi perché c'è stata la prima udienza, quindi finalmente grazie, devo dire, dobbiamo ringraziare una persona che comunque c'entra col malaffare, se in qualche modo, anche se gli inquirenti subito pronti, perché si rendono conto che in quel palazzo dove vive la fidanzata di Lino, io lo chiamo come lo chiamavate voi di Lino, ci abitano una serie di personaggi che non sono proprio il massimo dell'onestà. Alla fine esce fuori che questa donna decide di parlare quando si rende conto che la situazione diventa molto grave, quindi decide di tutelarsi lei e i figli, quindi si presenta al commissariato di Scampia e denuncia una serie di cose. Grazie a queste denunce si arriva all'arresto dopo circa 6 mesi, intorno tra marzo e aprile, sono stati effettuati gli arresti di queste bestie, che noi non diremo neanche il nome perché non gli vogliamo fare neanche pubblicità, né li vogliamo ricordare in un momento dove invece dobbiamo ricordare solo Lino, e finalmente vanno in galera. Vanno in galera, non ci auguriamo che abbiano il massimo della pena, quello che viene, la frase, io dico che è più giusta, fine pena mai, perché hanno tolto la vita a un ragazzo fantastico. Io adesso vorrei proprio che noi ricordassimo Lino. Io voglio sapere Lino quando era piccolo, voglio sapere quando ha imparato ad andare in bicicletta, la scelta della scuola, voglio sapere quando è nata la principessa. Questo voglio sapere, voglio che i ragazzi che sentano dalla voce della mamma, dal papà e dalla sorella di Lino capiscano che non si può ammazzare, come viene definito, per sbaglio, una persona che è al posto giusto, che sta facendo quello che riteneva una cosa bella per lui e che invece viene strappato all'affetto dei genitori e da una sorella per colpa della camorra. Rita, noi dobbiamo ricordare
Lino, io voglio sapere proprio quando tu l'hai visto. Lino è nato dopo Lucia Sì. e quindi dopo la figlia femmina, che è quella che in genere, insomma, è sempre la cocca un po' del papà, è Sì. nato finalmente Lino. La prima volta che i tuoi figli sono uguali a te, non me ne voglia Giuseppe. Hanno lo sguardo buono del papà, però sono veramente. Io guardo Lucia e vedo Lino, le foto, è Sì, uguale. piccolini erano uguali, infatti ho le foto lì di E io le ho tutte e viste. due, sono uguali, si vede dal vestito che è un maschio e È una una femmina. femmina, sì. Lino era buono, buono veramente, stava bene con tutti, a volte lui magari io urlavo che faceva chiasso, ma mamma, che devo fare? Se, col pallone non, è stata una cosa eccezionale. E tutti come tutti i ragazzi che vivono in casa tranquilli con i loro giochi. Poi qui eravamo tutta una famiglia nello stabile, sorelle, fratello, tra cugini hanno sempre giocato dentro, mai fuori strada. Hanno Tutelati fatto sempre con sempre, affetto. sempre, non lo so come è successo, perché mio figlio gli è successa una cosa che a lui non apparteneva proprio. No. Se Giuseppe. si spostava, ti chiamava continuamente, mamma, E questo ma si fin muove qua, sempre solo. sempre, sempre, mamma, Infatti quella io vado. sera voi avete chiamato continuamente sul suo cellulare, Sì, però non c'era sì, sì. risposta. Io chiamavo strada facendo, lo chiamavo, ma Ho fatto 50 suonava telefonate. ma non mi Perciò rispondeva. Poi mi chiamavo suonava, non Rosanna e bussava. non mi rispondeva. E allora lì, perché mio figlio, anche se si spostava da una parte Avvisava all'altra, subito, ci Lino, subito. chiamava perché sapeva le nostre preoccupazioni, Vabbè, anche perché perché quando eravate uscì. abituati, uniti, quindi abituati a Sì, informarvi, per non far stare in pensiero la mamma e il papà. anche se smetteva di lavorare 10 minuti più tardi, chiamava, dice, senti, io non smetto alle 23, ma smetto alle 24, non vi Poi ci preoccupate. vediamo. Scendeva per andare da tabaccaio, poi casomai andava al bar per tipo a mezz'ora, senti, io ho pigliato le sigarette, adesso sto al bar. Ma anche lei fa così, siamo abituati a fare così, Tra di voi. sì, i nostri spostamenti ci chiamiamo Per non farvi stare in continuazione. in preoccupazione l'uno con l'altro. Giuseppe, se tu mi dovessi raccontare in questo momento proprio l'ultimo più bel ricordo che hai di Lino, una confidenza tra papà e figlio, cioè qualcosa proprio che è proprio lì, sempre presente nel tuo cervello. Diverse cose. I desideri, dimmi i desideri di tuo figlio. Con te ne I parlava sicuramente. desideri di mio figlio erano quelli di tutti i bravi ragazzi. Il lavoro, prima sempre, babbo, il lavoro, il lavoro, il Era lavoro. stato contento di questo Sì, da lavoro. quando lavorava, anche se era a tempo determinato, era felice, ma non so. Si sentiva realizzato, Sì, 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 contento. sì, sì, sì. La prima volta che ha preso lo stipendio. Eh no, prima ci voleva portare foto con E sé, poi io mamma. sono sempre contro a queste cose, dice, no Lina, ma perché non spendi questi Questa la soldi? pago Poi io, dici. dice, io la pago io, non devi pagare, la devi pagare tu, paga papà, non ti Era una preoccupare. soddisfazione Sì, sua. sì, per il lavoro proprio. Avevo un amore perduto per il lavoro, un amore perduto. Io a volte lui quando usciva la mattina alle 4, lui mi metteva la sveglia. Un poco prima di vedere se si svegliava, con me la sveglia suonava Puntualissimo. subito a terra, io chiudevo la mia perché se sentivo che suonava pure la mia diceva, ma tu che Dopo la fai? Ti svegli per svegli? me, Ti metteva a urlare. la prima volta che andò alla Brisbane e lui si alzò presto, io mi alzai per fargli un caffè. Vai a letto, che fai qua a quest'ora? Vai a letto, io so quello, me lo so fare. Urlò come un pazzo. Era Lui troppo. piaceva andare a ballare, no? Diciamo ballare, fare quattro Andavamo a scuola passi. di ballo, E lui, papà, porta mamma a ballare. Quando io preparo io, faceva, ma tu non sai fare niente, come prepari tu? Papà, non ti preoccupare, quando torna mamma, ci faceva trovare la tavola tavola apparecchiata. preparata. Lui Sì. con la vestaglia addosso diceva, che dice, no, ho fatto bene. C'era un ragazzo di casa, mi dicevo. Io penso proprio che era un ragazzo di casa, Sì. Lino. Questo, sì. Infatti io a volte preparavo la cena e dicevo, Lino, tu se devi uscire, la cena è pronta domani. No, mamma, io non esco, aspetto a voi.
Quando venivo trovavo la tavola apparecchiata, tutto. Lavoravo, scendeva giù 10 minuti dall'edicola, là parlavo un po' con il suo amico dell'edicola, risaliva su o si metteva vicino al computer, dopo se doveva andare a lavorare, si metteva la borsa e andava a lavorare. Questa è la vita della casa della fidanzata, la pigliava e la portava qua. Infatti, lei amava portare, prendere la fidanzata e portarla qui da voi, allontanarla. No, la portava non lo so perché, la portava qua sempre. Io penso che Lino è un bravissimo ragazzo e credo molto intelligente. Forse in qualche modo lui sapeva che non era proprio, e non me ne vogliano chi abita in quel quartiere, insomma, si sa che è un quartiere un po' particolare. Forse era un modo per tenerla anche lontana lei, meno rischio per lei. Mi amava portarla qua sempre, sempre. A me faceva piacere perché, come si dice, quando i figli sono felici, i genitori sono Sono contenti. super felice. La portava Infatti, qua Rita e... mi ha detto una cosa, dice che qualora, insomma, quando si sarebbe sistemato col lavoro, come mi hai detto tu prima, Giuseppe, c'era l'idea di questo matrimonio, però poiché Lino era un ragazzo proprio accorto, sistemato, cioè gli piacevano fare tutte le cose con... si era pensato, visto che la casa è molto grande, lui si è sposata, c'ha casa sua con i suoi figli e suo marito, che questa casa poteva diventare per metà la casa sua. Sì, io dicevo, noi la dividiamo, tu la fai a modo tuo, magari il papà restiamo da soli, facciamo una casetta più piccola, il resto lo prendi tu. Però lui sempre con accuratezza, cioè Sì, quando potrò farlo. no, sempre. Anzi, lui diceva, voi già avete fatto troppo, già, e queste sono cose che poi io... devo essere responsabile di questo qua. E noi dicevamo, ma perché noi sempre che possiamo ti aiutiamo sempre. Aveva i Come soldi sta dei Lucia? Dicevo, vedo ragazzi. Lucia bella, felice, sta bene, grazie a Dio, così voglio vedere pure a te. E chi lo sapeva che poi succedeva questo? Nessuno. Era un desiderio che nessuno ha la morte di un altro, no? Infatti la cosa che fa più rabbia è che come si può, lo diciamo sempre, no? Come si può decidere di uccidere qualcun altro così? Lucia, com'è possibile? Tu sei mamma. Noi prima abbiamo detto una cosa, è vero, noi dobbiamo dire grazie a una donna che con i figli, con Lusa, comunque con il malaffare, che ha deciso di parlare. L'avrà fatto per tutelare le sue figlie, sicuramente. Però tu da genitrice, io non voglio dire mamma tua perché la mamma di Lino, quindi tu però sei una donna, sei la sorella, ma sei una mamma. Come può una mamma essere in accordo con gente di camorra e dire ok, io ti faccio un segnale, quando esce questo tu lo puoi sparare perché sicuro è lui. Purtroppo quell'SMS non è mai partito e alla fine Lino ci ha rimesso la vita. Però comunque una madre, cioè una donna che ha partorito dei figli, avrebbe dato l'ok per uccidere un'altra persona. Hai detto bene, io la definisco una donna che ha partorito figli, ma non è una madre. Penso che una madre non arrivi mai a progettare la morte di un altro giovane. Non era mio fratello, ma comunque era un altro giovane della loro vita, del loro, come dire. Parte della loro razza, io dico Razza, che è una brava, razza, la loro questa è una razza. razza. Quindi il fatto che poi ci è andato di mezzo mio fratello, per me, non perché era mio fratello, ha aggravato ancora di più la sua situazione. Però comunque la definisco una donna perché diciamo che noi donne siamo state create per procreare, Certo, per dare la per vita. dare la vita ai figli, no? Certo. Però non è una madre, No. io non la definisco una madre, Neanch'io. quindi l'ho sempre pensato così dal primo momento. Tu porti la Quindi foto di Lino lì. Ma sì, è stato un regalo. è uguale a te, Lino. Proprio siete uguali, uguali, è impressionante. Anche la principessa somiglia a tuo fratello. Il maschietto è uguale. Quindi, vedi, io dico sempre, sembra brutto, no?
dice, tu non l'hai conosciuto, però sto conoscendo voi ed è talmente chiaro quello che poteva essere Lino. Forse Lino sarebbe stato qua con me seduti a vedere, a scherzare, ci avrebbe detto, mamma stai, prendo io, faccio il caffè, ne sono certa, perché da quando sono entrata in questa casa c'è il concetto di famiglia, il concetto dell'amore, il valore della famiglia e dell'amore è qui, è proprio questa casa intrisa, cioè in tutto. Qui non c'è la foto messa perché Molino non c'è più, qua ci sono le foto che ci sono sempre state, si vede, non c'è niente di costruito. E quando stavate, che tu ancora non eri sposata, quante confidenze ti avrà fatto? Anche fatto che... dopo però. Anche. Sì. Io questo dico, ma a volte ho cugine che in pratica sono due sorelle, o cugini, due fratelli. Non ho mai sentito la necessità di dire mi manca una sorella, certo. Perché comunque parlavamo di tutto. La sera o io aspettavo lui o lui aspettava me. E Rosanna è stata, cioè tutte le fidanzate di mio fratello, prima le ha fatte conoscere a me. E Rosanna è stata l'ultima appunto che me l'ha portata a casa, ma sempre, per qualsiasi cosa. Tu, essendo sposata, avevi casa tua, quindi sì, e per qualsiasi cosa, e mi ha sempre chiamato, l'ho sempre aiutato, sempre, e ci facevamo le nostre confidenze. Quindi io questa necessità di dire mi manca la sorella, no, perché abbiamo un rapporto di confidenze. Oggi ti rivolgi comunque a lui in maniera diversa. Sì. Poi devi essere forte per tua mamma e per tuo padre. Anche. È fardello, però sono certa che Lino ti sarà di fianco, ti aiuterà, perché tanto amore quando si è in questa vita. L'amore continua, no? Continua anche nel vedere tuo figlio. Mi hai detto che è uguale a Lino. Sì, è uguale, uguale. Ho preso dallo zio. Sì, i compagni di gioco. Anche caratterialmente. Come lui. Quindi tu lo vedi e ti ricordi in qualche modo anche lui? Come no, molto. Molto, molto. Cosa racconterai a tuo nipote? Ma lui è già intelligente, lui già sa. Capito tu. È intelligente. Capito. Sì. Infatti, no, perché mio nipote è intelligentissimo, ha capito? Ha sofferto pure, perché sono venuti momenti molto brutti per lui. Ma però, è venuto a dirti, nonno, dove sta zio Pino? I primi tempi, sì, perché qua poi la casa era piena di gente, carabinieri, polizia, giornalisti. Allora io lo facevo portare via, ma lui capì. E però piano piano, poi essendo un ragazzo l'ha superato, diciamo, però ogni tanto pure mi fa domande che io... Devi dare con facoltà delle... Ecco, sì. Però è riuscita a superare, ringraziando il cielo. Lucia stava dicendo, ti ha chiesto... Io l'ho detto subito a lui, e l'ho dovuto dire. Non la modalità, ma che comunque lo zio non c'era più. Perché ovviamente vedeva tutte quelle persone a casa, mi diceva che è successo, cosa succede. E nascondere non potevo, assolutamente, perché... Loro stanno qui con mio padre e mia mamma la maggior parte del tempo, e con mio fratello. Perché tu lavori, eh sì, loro, diciamo, alla fine sì. Sono veramente nonni e lo zio che, sì, che fanno la babysitter. Cioè lì, quindi che nascondevo? Cosa nascondevo? Lino stravedeva per lui. Lino c'era questo amore proprio, sì, pazzesco, sì, no, tra zio e nipote. Si bastava... Infatti un giorno Cristian disse al nonno, nonno, vuoi venire a giocare con me col pallone? Lui stava nervoso perché era già successo. Sì, disse Cristiana, non lo so, lasciami stare un po'. Lo so, ma se c'era zio Lino già veniva subito. Perché ovviamente zio Lino lo accontentava subito. Sì. Perché poi Rita, mica face, i bambini hanno, per quanto intelligentissimi e comprensivi, hanno una visione particolare, no? Della comprensione della parola morte, non c'è più, loro sono legati al contatto fisico, no? Alla presenza. Io vorrei... Tu hai fatto una scelta saggia, quella di non presentarti alle udienze, perché
perché quelle bestie non debbano guardare gli stessi occhi di Lino, dico io. E io la condivido la tua scelta, nel senso che è giusto che una madre, anche perché ti ho visto, stavi male. È stato terribile quel giorno. Stare lì è stata proprio una cosa. Morire con... una seconda volta. Sì, sì, vedevo quelli. Non lo so, mi stringeva il cuore perché vedevo la morte di mio figlio. Certo. Ho detto no, basta, non vengo più. Giuseppe, il perdono non si può dare a queste persone. Perdono no, no. Io non voglio il male di nessuno, però non riesco a perdonare. È più forte di me. Come padre di Lino, giovane veramente perfetto, un figlio devoto, un figlio coraggioso, un bravo fratello, un ottimo zio, un lavoratore, un buon fidanzato, un ragazzo amato da tutti, che è stato ucciso con, perdonatemi, con 14 proiettili. Cioè che io veramente, insomma, gli punterei io contro una pistola a quell'animale. Diciamo invece, io vorrei che tu, nonostante il grande dolore e anche ancora una rabbia, perché c'è una rabbia, e lì però c'è, come padre, qualche ragazzo che ancora forse si può salvare, qualcuno che ancora è lì, che non sa se deve andare nella strada giusta o nella strada sbagliata, proprio con il tuo dolore, che cosa sentiresti dire a questi ragazzi per non farli andare a finire nelle mani della camorra, per non diventare una manovalanza che toglie figli giusti, figli buoni alle famiglie? So che è dura, però... È dura. Che la vita va rispettata. Che chi ce l'ha data? È solo Dio. E nessun uomo può togliere la vita a nessun altro. Io... chiuderei qui, perché il tempo per altri può essere tanto che è passato da Lino, dalla morte di Lino, però non sarà mai abbastanza. E io con grande umiltà vi ringrazio profondamente, prima di tutto, di avermi dato la possibilità di abbracciarvi mesi fa. Vi ringrazio di avermi accolto in casa vostra. Io, per quanto potrò, vi sarò vicino, seguirò, perché non è giusto che un ragazzo di 30 anni, un ragazzo che spera solo di stare sempre con la sua mamma e il suo papà, pur rifacendosi una vita, un ragazzo che gioca a pallone col nipote anche se stanco, un ragazzo onesto, un ragazzo che nella sua bontà, per un bacio, per un saluto alla fidanzata, è morto. Io sto qui con mamma Rita, papà Giuseppe e Lucia, la sorella, e vi ringrazio infinitamente. Mi dispiace se ho dovuto in qualche modo farvi addolorare nuovamente, farvi piangere, perché non avrei voluto, però chi ci segue deve sentire che cosa significa togliere la vita a un giovane. Per Lucia. Eh sì. Che dire, credo che persone che fanno questo non hanno rispetto prima per se stessi e poi per gli altri. Solo questo. Dalle parole di una giovane mamma, io ringrazio Rita, Giuseppe e nuovamente Lucia, e da casa di Lino Romano, perché questa è la casa di Lino Romano, dove Lino Romano è cresciuto, nel suo paese Cardito, perché lui è un figlio di Cardito, io vi ringrazio infinitamente e vi prego, giovani che seguite, giovani che ci seguite, ricordatevi bene di questa famiglia, perché non ce ne debbano essere altre. Vi ringrazio tanto.